Vorrei sottoporre all'attenzione qualche passo tratto dalle lettere familiari di Luigi Lanzi, in particolar modo tratte da alcune lettere rivolte da Luigi al nipote Gaetano, che dimostrano l'interesse di Luigi verso le sorti della famiglia, verso l'economia domestica, verso gli affari familiari. In particolar modo Luigi suggeriva al nipote di condurre una vita ordinata, coerente anche ai dettami religiosi del tempo, e spingeva il nipote a trovare una consorte anche per perpetuare, no, la famiglia. E è molto interessante, anche per capire la mentalità del tempo, leggere un divertente passo in cui Luigi sottolinea quella metodica necessaria per trovare moglie. Ecco che allora Luigi, in una lettera scritta da Firenze nel settembre 1809, suggerisce al nipote: intanto vi replico il consiglio di cercare da voi una donzella di vostro genio, avendo a conviver con essa. Salite a cavallo, scorrete paesetti prossimi e trovatela. L'aver moglie contro genio, qual sarebbe l'Anconitana, una delle pretendenti, la cui bruttezza mi descriveste aggiungendo piuttosto alla guerra, è pericoloso anche per l'anima. Molto interessante, ex gesuita, quindi un uomo di fede con una carriera ecclesiastica alle spalle, che comunque sottolinea l'importanza anche di di trovare una consorte che sia piacevole sostanzialmente, e che questa piacevolezza sarà anche di conforto, come dice appunto la lettera, all'anima.